Ed eccoci, dopo tanto tempo, in un video Open 88 bustine, non una, non due, non 8, ma 88, quindi io direi partiamo subito da queste dorate. Siccome sono tante e il video non può durare un'apocalisse, cerchiamo di aprirle abbastanza in fretta, ma non vorrei che l'audio desktop sia un po' troppo forte. Ok, abbassiamolo un po' e Comune dorata, beh, una leggendaria ce la potrebbe pure dare. Seconda. Ah, ta 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 ta. Attata. Questa nuova espansione che andiamo a espandere dopo uno stop di direi un paio d'anni su Hearthstone. Direi un paio d'anni. Allora, io quasi non mi sento, per quanto è forte il volume della cuffia, spero che la mia voce si riesca a sentire. Ok. Ultima, no, era l'ultima. Ora ho 83 bustine della nuova espansione, normali non dorate, una. Una leggendaria intanto sblocca sfide inutili, sfide spoiler oltretutto, perché molte volte giocando soprattutto mercenari, mi appare come faccio la mossa, la sfida che ho superato, e quindi già so spoiler di aver battuto tutti. Una cosa davvero triste questa. E andiamo con la terza, ladro del castello, ci continua a sbloccare altre sfide. Apriamole rapidamente, perché tanto il video può essere messo in pausa, quindi se volete leggere una carta o qualcosa potete in ogni momento mettere in pausa. Io gli butto un occhio e poi me ne guarderò con calma, altrimenti il video 80 buste rischia di durare un'ora se ci mettiamo a spulciare ogni singola carta e a vedere tutto quello che si può fare. Quindi ancora 78, un 2. Oh, leggendaria! La madrepietra con grido di battaglia. Per il resto della partita, i tuoi totem hanno più 2 attacco. Per lo sciamano, prima leggendaria, la quarta bustina normale e nona in generale. Ok. Vediamo un po' cosa c'è qui. Vedo, inizio già a vedere qualcosa, qualche doppione. Credo. Oh, anche un'altra dorata. Ok. Let's go. Nessuna leggendaria qui. Questa musichetta, ragazzi, è ridondante, che ogni 2 secondi, ogni bustina aperta. No, leggendaria, no, siamo già quasi quasi a una ventina di buste aperte. Ok, si sbloccano sfide, mancano 70 buste. Ok, non ho neanche troppo investigato perché sto rigiocando da pochi giorni. Mi sono creato un deck che ho visto che riuscivo a fare con poche polveri, e ho giocato solo con quello sciamano Marlock praticamente per questi giorni prima della nuova espansione. Un'altra comune dorata per lo sciamano.
Quindi sono rimasto indietro soprattutto con le ultime tipo 3 espansioni. Non ho quasi niente. Ma mi rifarò con questa. Ricominceremo con questa. Anche prevedo e spero intorno alla metà di settembre di cominciare live su Twitch con Hearthstone. Quindi se volete il canale lo trovate oltre che in descrizione. Si chiama Snowpills, esattamente come il canale YouTube, quindi molto semplice da trovare. Ancora 63 bustine per noi. Un'epica. Altra dorata. Per ora una sola leggendaria, nonostante abbiamo aperto, se non sbaglio, una 25 bustine. Esattamente, sì, 25, proprio 25. Ho preso subito. Nessuna leggendaria che si affaccia alla nostra finestra. Penta finestra. Attira entro di morti un tuo servitore. Ho notato che c'è questo nuovo totem qui che si mette. Giocando qualche partita me lo sono trovato contro. Come detto precedentemente, sono rimasto un po' indietro con le ultimissime espansioni. Altra comune dorata. Abbastanza dorate, ma... oh, cioè, che succede? Niente, non succede nulla, una valanga di comuni. Mi era sembrato di sentire un rumore leggermente diverso. Faceva sperare in qualcosa di potente. Chissà, intanto vai, col paladino, la sfida. 58 buste ancora per noi. Boom. Ragazzi, non si becca una leggendaria a pagarla. Vediamo. Boom. Niente da fare, niente da fare. New pack. Altre 5 carte per me. Boom. Niente, 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 niente. Però una rara ce l'abbiamo beccata. Vai. Continuiamo. Boom. Sembrava di nuovo il rumore diverso. Una epica, una epica. Cacciatore di demoni. Oh, guerriero, guerriero. Un po' di guerriero. Abbiamo sbloccato anche cacciatore di demoni. 54 bustine per noi. Vediamo. Boom. Niente, niente, niente. Una rara. Apertura stella. Niente. Vediamo. Altri 52 pacchetti, non proprio 3. Vediamo che ci vuole un bel po'. Già 8 minuti di video e manca ancora un'apocalisse di pacchetti. Già un doppione, questo del druido. Vediamo, 51. Niente ragazzi, niente. Quando siamo ormai a 38 pacchetti, una leggendaria. Wow, leggendaria finalmente. Un Pelagos del sacerdote. Sacerdote che non mi appassiona più di tanto. Praticamente non lo uso mai. Ovviamente non è che mi esce un cacciatore o un ladro, che poi me ne piacciono tante. Ma devo dire che il paladino è una delle meno... che uso meno insieme al mago, è fortissimo. Mi piace un sacco guerrieri, deck guerriero control, mi piace molto. O deck aggressivi, giusto perché durano un po' di meno le partite, perché con i control di guerriero le partite mi durano veramente, cioè, un botto di tempo. Che con un deck aggressivo ce ne fai 3 nello stesso tempo di partite. Vediamo. Continuiamo a superare sfide. Abbiamo sbloccato la biblioteca vile che mi sono trovato oggi proprio parecchie volte. Quindi è abbastanza comune da trovare. Già, me l'hanno usata un po' di volte contro. Quindi
Non ho aperto i pacchetti in mattinata perché non potevo registrare. Quindi qualcuno che non ha registrato li ha aperti prima di me. Abbiamo anche le profondità sanguigne, infliggendo ad un servitore, ma gli fornisce un attacco. Due addirittura in un solo pack. Quindi apparentemente te le buttano dietro. Ancora 45 bustine per noi. Vediamo. Una epica del guerriero, buono. Si va, 44. Boom. Niente. Sfide su sfide, boom. New pack. Ok. Allora, tolto un secondo. Trasforma un tuo servitore in uno che costa uno in più, quindi può essere potenziato? Boh, chi lo sa, non lo so. Non lo so, ne so niente, mi devo riaggiornare, farò un corso di recupero. Una rara dorata, ce la siamo beccata dello sciamano. Dorato. Vabbè. Sempre le stesse, praticamente le abbiamo beccate tutte. di queste carte qui, insomma. Un'altra biblioteca vile, davvero. In omaggio. Quando vai al supermercato, praticamente, invece di chiederti se fai punti, fa le biblioteche vili. Oppure il santuario di Montobuio. Di Mantobuio, chi lo sa, boh, non lo sappiamo. Niente di che, 39 bustine rimanenti, dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Aperture abbastanza rapide, quindi andiamo bene. Vai di guerriero, epica di cacciatore. Ancora 5 carte. Dai, qua mi sento la leggendaria, è qui. No, è qui, no, è qui, no, è qui. Non c'è. Ok. Vedo che c'è il drop di leggendaria. Non ricordavo un po' più frequente. Veramente soltanto due. Ma vera rarità. Botto di doppia nel santuario, ma di leggendaria non se ne vedono. Neanche qui. 34 pacchetti per noi. Boom. Niente leggendario, niente leggendario, niente leggendario. Però un paio di rare l'abbiamo beccato. Qui, qui, no, no. Rara, una, niente di che. Proprio la base della base. Boom, boom. Una epica, attenzione, rivolta. Una rivolta epica, 31. Boom. Una solita rara, pacchetto sfigatino. E vediamo che qui prendiamo la rara. E niente, solo quella. Attenzione al serraglio del castello, che è il primo che troviamo dopo averne trovate 20.000 degli altri colori. Niente, una rara, una epica e una leggenda. Ecco il serraglio, questi stanno, non hanno mischiato. Non hanno mischiato. Fate mischiare i pacchetti. Ah, due, preciso, ho fatto la coppia. Questa, non lo so, se l'ho vista due volte di fila è uscita 50 volte. Comunque. 27esimo pacchetto al termine. Dai, speriamo almeno di una tolt, ma anche due leggendarie, dai. Anche due. Ma dai, due uguali. La coppia, una rara, pacchetto base, 25, Natale. Boom. Niente, è un'epica però, dai, almeno un'epica. Almeno. Del guerriero. Allora. Rara. Niente, niente,
Niente, niente. Chetto base. Lo siamo a 23 dal carne. 15 minuti di video. Dai, acceleriamo un pochettino. Acceleriamo un pochettino. Niente. Saranno un botto di... di polveri. Niente. Ok, e con questo mancano 20 pacchetti al termine. Abbiamo droppato due sole leggendarie, che sono secondo me un po' pochine. Magari con 20 pacchetti un'altra magari ne uscirà di sicuro. Però due sarebbe, riporterebbe un attimo la lancetta in equilibrio. Dai. E qui. E qui. E qui. E qui. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Pack. Rara. E niente, una comune dorata che, cioè, dopo tantissimo tempo, proprio smosciato. Niente. La rara. Quindi proprio butta male. 17 al termine. Numero fortunato e la leggendaria è qui, la leggendaria è qui. Me lo sento, è qui, è qua. Oh, attenzione. È un'epica, insieme all'epica ci troviamo la leggendaria. Attenzione, leggendaria è qui, questo è il pacchetto fortuna del 17esimo. E invece no, invece no, ragazzi, invece no. Andiamo. 15 alla fine. Non c'è. Non c'è, non c'è. Una rara e manco qua. Solo due leggendarie droppate in questi 88, quasi 90 pacchetti. Un'altra rara. Niente da fare. Non c'è trippa per gatti. Vediamo. Oh, leggendaria del mago, che come vi ho detto prima, insieme al sacerdote, sono le due classi che uso meno e che mi appassionano meno. E ovviamente le due leggendarie dove volevano uscire se non al sacerdote e al mago. Allora, però ci ha dato una rara dorata, dai. Una rara dorata e una leggendaria. Ma speriamo che prima della fine ci sorprenda con uno almeno del guerriero, del cacciatore, qualcosa di che non mi debba andare a craftare. E poi, cioè, si cade lì, si cade sul fatto che me la devo andare, me le devo andare a craftare poi quelle carte. Vediamo. Rara. Niente da fare, niente da fare. Mancano 11 pacchetti. Allora, niente, niente. Boom. Boom, boom. Nulla da fare. Ultimi 10. Allora, qua, signori, una leggendaria noi la vogliamo, quindi 10. Una comune dorata, un'altra, che ho fatto la coppia, mi sa. Te le buttano dietro e non becchi una leggendaria. 9. Vai, giù di leggendaria, di mazza figa, dai. Ma quando mai? Ma quando mai? 8. Niente. 7. Forse se li apro veloce il gioco pensa che sto spammando e me la rimolla una leggendaria. Oppure non me la rimolla proprio per lo stesso motivo. Effettivamente. Devo far vedere che vado piano e sono uno che non può aprirli sempre i pacchetti. Vediamo. Ti prego, fammi uscire delle carte buone. Le clicco lentamente. No, se becchi questa non becchi la leggendaria dopo. Epica dorata però, dai. Non c'è qui, non c'è qui, non c'è qui. 5 pacchetti alla fine. Boom. Rara dorata. Le pozze di fango. Un'altra rara. Non c'è leggendaria, non c'è leggendaria, non c'è leggendaria. Attenzione, 4 pacchetti al termine. Vediamo. Già sappiamo che non c'è. Ok, 3.
Ok, due, dai, ma questo è all'ultimo, all'ultimo me lo dà all'ultimo, quindi questo lo possiamo passare così. Queste 25 me le date. Signore e signori, a 20 minuti di video e 88 pacchetti aperti, questo è l'ultimo prima di salutarci. Non c'è. E non c'è, ragazzi, non c'è. Tre leggendarie con 88 pacchetti, ma ovviamente un botto, ma un botto di carte. Andiamoci a togliere tutte queste collezioni che non servono a nulla. Nulla. Wow. Sta prendendo. Ha buggato, che sta succedendo? Sta buggando tutto. Comunque vabbè, le clicco man mano che appaiono. Un'altra. Pare che le abbiamo finite. Ok, andiamo a vedere. Solo di creazione 1355 polveri a disposizione, per un totale di un botto di comuni e 19 rare. Ok. E per questo video, signori, è tutto. Ci ribecchiamo al prossimo video utile che riuscirò a fare. Bella.